Il prossimo ospite. Abbiamo Fabio Galli, direttore generale Assogestioni, Associazione del Risparmio Gestito. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, stiamo parlando anche di questo risparmio, di questa propensione al risparmio che naturalmente sta venendo meno. Eravamo un popolo di formiche e a conferma di quello che stiamo dicendo riportiamo anche dei dati. Nel 1996 il tasso di risparmio ammontava al 22,66%, piazzandosi gli italiani al primo posto in Europa. Da allora, insomma, le cose sono un po' cambiate, la capacità si è ridotta di molto. Allora chiedo proprio a lei, Galli, ma insomma, gli italiani sapevano risparmiare e anche investire? Ora come stanno messe le cose? Beh, il risparmio è stato e continua ad essere l'oro nero del paese. È la vera risorsa che ha consentito, anche se solo in parte, di attenuare l'effetto della crisi. Quindi quello che è avvenuto, che è qualcosa, anche un atteggiamento razionale, ciò che abbiamo risparmiato nei decenni l'abbiamo in parte usato per far fronte alla diminuzione dei nostri redditi. La propensione al risparmio è venuta, sicuramente si è abbassata. Teniamo conto che da quel dato che lei citava, il 22%, eravamo insieme ai giapponesi i grandi risparmiatori nel mondo, oggi siamo sostanzialmente vicino alla media europea, quindi nonostante il grosso calo siamo intorno tra l'11 e il 12%, siamo sicuramente ancora dei risparmiatori ma meno forti. Quello che c'è di molto interessante è che di fronte alla crisi si può reagire in due modi. Uno, inizialmente di solito si utilizzano ciò che le somme sono messe da parte appunto per mantenere i consumi. Poi però, se ci si convince che la crisi durerà e che i tempi davanti a noi continueranno a essere cupi, in realtà chi può, chi riesce, addirittura torna ad aumentare un po' il proprio risparmio. Questo è quello che è avvenuto nell'ultimo trimestre dello scorso anno. E purtroppo anche i dati che abbiamo letto oggi sui quotidiani ci dicono che questa crisi durerà ancora diversi anni poi. Sì, però è anche vero che gli italiani, per esempio, sono stati i primi, i protagonisti, anche, non dico emotivamente, ma anche per un certo sesto senso, ad investire in titoli di Stato italiani alla fine del 2011, hanno sostenuto il debito pubblico e chi ha avuto anche la determinatezza, ha avuto la mente fredda per farlo, ha fatto un investimento di grande valore. In questi giorni stiamo di nuovo vivendo dei momenti di tensione sui mercati. È vero che investire non è facile, significa tenere sempre saldi i nervi. In realtà dovremmo ragionare come forse a volte ragioniamo rispetto a qualsiasi altro bene. Se noi andiamo al supermercato e troviamo che un certo bene, le mele, sono in offerta, sono diminuite di prezzo, molte volte compriamo di più perché ci rendiamo conto che è un'occasione di acquisto. Questo tendiamo a non farlo con i mercati finanziari, cioè se l'azione o il BTP o un altro titolo è diminuito di valore, ci spaventiamo anziché fare quello che dovrebbe essere l'atteggiamento razionale, cioè di fronte a un calo dei prezzi, ragionare se non sia il caso di comprarne un po' di più, perché quello è un segnale in cui noi potremmo fare degli affari. Chi ha questo atteggiamento razionale riesce a investire bene. Ecco, ma da noi, le chiedo, visto che lei è proprio del settore, da noi italiani intendo, manca comunque una cultura finanziaria? Sicuramente sì, perché siamo stati poco abituati. Tenga conto che fino all'inizio degli anni 90 una persona fisica in Italia non poteva investire all'estero ed era molto poco abituata a investire in borsa. Sono soltanto circa 15 anni che i mercati finanziari sono diventati qualcosa di reale, di concreto per tutti noi, per la massa degli investitori. Di fronte al calo delle pensioni, di fronte a situazioni economiche sempre più cicliche e difficili, investire è una necessità e quindi tutti noi, nessuno di noi si fa medico, ma tutti noi dobbiamo diventare più competenti anche nell'utilizzo dei farmaci e nel dialogare con il medico. La stessa cosa avviene in finanza. Tutti noi ci dobbiamo rendere conto che conoscere alcune cose di base è essenziale.
Tra l'altro, così come in medicina ci sono poche regole da seguire, così anche in finanza. Se in medicina sappiamo che una cosa essenziale è mangiare bene e fare attività sportiva, allo stesso in finanza sappiamo che la regola fondamentale è pensare a lungo termine. Non ha senso investire come se si puntasse su un cavallo, quindi pensare a quello che succederà tra una settimana o un mese, ma dobbiamo pensare sempre che quando facciamo un investimento pensiamo negli anni, e diversificare. Quindi mai concentrare il rischio su un unico investimento. Se si seguono per esempio queste due regole, sicuramente siamo dei risultati molto migliori. Quindi questa poi è la regola fondamentale, diversificare, no? Assolutamente. Ecco Galli, rimanga ancora con noi. Lei Trefiletti è d'accordo su questo? Sì, assolutamente, mi sembrano di buon senso queste regole. Io ne aggiungerei un'altra. Prego. Anche alla luce di quanto abbiamo visto negli ultimi tempi. Non pensare mai che gli investimenti siano come l'albero degli zecchini d'oro che si mettono per terra e poi cresce l'albero con gli zecchini. Cioè che ci sono investimenti che ti dicono che la redditività sarà molto alta e ci si affida a questi personaggi che girano appunto nel mercato, che hanno arte e parte perché sono dei grandi furbi, ma non hanno arte né parte invece in campo finanziario, e poi truffano i clienti, come si è visto con il caso dei parioli a Roma e altre cose ancora. Ecco, quindi il consiglio che noi diamo è: state attenti che nessuno vi regala niente. Non ci possono essere in una fase in cui i massimi degli interessi sono sui i buoni del tesoro, i titoli di Stato al 5-6%, non pensate che se fate un investimento e qualcuno vi dice che è l'8, il 9, il 10%, che queste cose possano sussistere senza gravissimi rischi. Quindi informarsi sempre a chi si dà i soldi, e in una fase come questa i consigli ad esempio che sono stati detti adesso sono del tutto condivisibili, ma soprattutto non credere mai ai sogni e alle persone che ti promettono mari e monti. Allora, tra poco continueremo ancora a parlare di risparmio con Trefiletti e con Fabio Galli, direttore generale a Sogestioni, ma ci sono ancora aggiornamenti per i nostri amici che sono in viaggio. Sì, Elena, buone notizie dalla Statale 9, via Emilia, il traffico non è più bloccato per questo incidente che è venuto proprio all'interno del centro abitato di Pontetaro. Poi torniamo sull'autostrada, sulla 13, prudenza per incidente, direzione sud verso Bologna, Bologna Interporto Arcoveggio, poi segnalazione di neve lungo la 6, la Torino-Savona tra Fossano e Mondovice, Nevischio, Mondovice-Eva, neve e ancora neve con Traceva e Altare, quindi attenzione per le nevicate in Piemonte, qui tra Piemonte e Liguria. Segnalazioni di traffico sulla 32 Torino-Bardonecchia, 1 chilometro tra Savulse e Bardonecchia verso il traforo, ci sono problemi proprio al traforo, c'è neve nel tratto tra Susa Aeroporto e Bardonecchia, quindi all'interno di questo c'è anche la segnalazione di traffico intenso. Poi a Roma, grande raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la via Aurelia, e poi nel tratto precedente tra la diramazione Roma Sud e la via Appia, carreggiata interna, traffico intenso. Vediamo le altre novità, parliamo della statale 107 Silana Crotonese, dove c'è sempre un veicolo in fiamme al chilometro 34 e 200 tra Cosenza e Celico, è chiuso lo svincolo per entrare sulla statale 107. Sulla Roma Fiumicino, diciamo aggiornamenti random, un po' qua, un po' lì, anche qui c'è traffico intenso tra raccordo anulare e via Isacco Newton in entrata a Roma. E diamo anche uno sguardo al tempo, ci aggiorna il maresciallo Giuseppe Salzillo, buongiorno. Sì, grazie anche a voi, una buona giornata a tutti i radioascoltatori. La situazione per la giornata di oggi continua, perlomeno la prima parte della giornata, caratterizzata da passaggio di questo sistema nuvoloso perturbato. Al nord un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, precipitazioni sulla Liguria, Piemonte, temporalesche sulla Liguria, localmente anche di forte intensità, precipitazione anche sulla Lombardia e sul Triveneto, le precipitazioni registrate nevose lungo i rilievi alpini. L'evoluzione vede un miglioramento nella seconda parte della giornata, ad iniziare dal settore nord-occidentale e poi successivamente in estensione a tutte le aree settentrionali. Sulle regioni centrali peninsulari anche qui tempo instabile, con una nuvolosità estesa e compatta un po' su tutte le regioni centrali peninsulari. Più consistente la nuvolosità sul settore tirrenico, precipitazioni sulla Toscana, sulle coste del Lazio, sull'Umbria e sulle Marche, precipitazioni temporalesche sull'alta Toscana con
locali rinforzi del vento anche nelle aree interessate dai temporali che si prevedono temporalesche sull'area dell'Alta Toscana. Anche qui la tendenza è per un miglioramento nella seconda parte della giornata, sempre rimanendo in un contesto di instabilità, ma comunque la tendenza è per un miglioramento. Variabile sulla Sardegna con una nuvolosità poco consistente, delle locali piogge sul settore occidentale dell'isola, ma la tendenza è per un miglioramento. Al sud e sulla Sicilia anche qui tempo instabile, più consistente la nuvolosità sul settore tirrenico, piove sulle coste della Campania, nelle aree interne sempre della Campania, sulla Calabria, sulle zone interne della Sicilia. Precipitazioni sono previste a carattere temporalesco nel corso delle prossime ore lungo le coste tirreniche, ma l'evoluzione anche qui vede un miglioramento nella seconda parte della giornata, quindi ci attendiamo questo temporaneo miglioramento che si concretizzerà in modo più significativo dalla tarda serata e nella giornata di domani. Per quanto riguarda i venti sono a carattere meridionale con rinforzi lungo le coste tirreniche, ma si prevedono in rotazione da ovest-nord-ovest ad iniziare dal settore occidentale, e rinforzi lungo le coste della Sardegna e della Sicilia e lungo il settore tirrenico. Le temperature massime sono previste in diminuzione proprio in virtù del passaggio di questo sistema nuvoloso sulle regioni centrali e su quelle settentrionali in modo più significativo. Bene, io mi fermo qui, ci riaggiorniamo tra un'ora. Grazie maresciallo Giuseppe Salzillo. Torniamo da Rosero Trefiletti di Federconsumatori, da Fabio Galli, direttore generale Assogestioni. Proprio a lei Galli chiedo, visto che si sta parlando di risparmio, di questa propensione al risparmio che purtroppo è in calo delle famiglie italiane, voi di questo vi occuperete la prossima settimana, perché il 18-19 aprile all'Università Bocconi di Milano ci sarà la terza edizione del Salone del Risparmio. Ecco, ci dice esattamente che cosa è previsto, perché ho letto il programma, ci sono una serie di eventi aperto non soltanto agli addetti ai lavori ma anche al cittadino, a chiunque. Sì, è un evento che è arrivato alla terza edizione, sta riscontrando un successo clamoroso, ci sono già più di 10.000 persone iscritte che passeranno nei 3 giorni, anche il giorno 20, venerdì, che tra l'altro è dedicato proprio a tutti gli investitori, alle scuole, ci sono una serie di attività, tra cui anche delle attività appunto formative. Penso che chiunque possa trovare qualcosa di interesse, è un po' come nell'ottica appunto di sviluppare una cultura anche per una comprensione autonoma dei meccanismi della finanza, dell'investimento. Se andate a scorrere il programma sul sito ilsalonedelrisparmio.it, troverete che si può andare da temi molto tecnici che sono dedicati anche agli addetti ai lavori, a temi sicuramente più di base, ma che consentono di crearsi quella cultura solida per cui poi si riesce a investire meglio. Certo, investire magari anche in tempo di crisi, no? E, tra l'altro, in occasione di questo evento voi realizzerete anche un sondaggio proprio per indagare questo rapporto tra gli italiani e il risparmio. Ci sono 4 domande. Sì, assolutamente, perché per noi è essenziale, lo facciamo sistematicamente da anni, ma quella è un'occasione per venire a contatto appunto con anche fisicamente con le persone che vogliono esprimere la propria opinione. È essenziale comprendere esattamente quali sono i meccanismi che ci portano a fare scelte e che livello di soddisfazione questo ci porta. Investire è qualcosa di particolare, perché le nostre decisioni le andremo a vedere gli effetti, quindi raccogliono i frutti molto in là nel tempo. E quindi non c'è l'immediatezza della soddisfazione o della delusione di come quando si consuma, si compra qualcosa. Questo rende tutto molto più difficile, è più facile fare errori, ma è anche vero che è estremamente importante avere un metodo nel modo in cui si opera. Un piccolo esempio: noi italiani, avendo, come lei ricordava, un grande risparmio, avendo utilizzato per molti anni i titoli di Stato, siamo in qualche modo bravi a capire i momenti in cui investire, quindi è come un sesto senso, capiamo come comprare titoli di Stato, l'abbiamo fatto appunto nei momenti di crisi. Non abbiamo mai sviluppato una cultura azionaria, quindi su quello siamo esattamente invece molto indietro rispetto ad altri paesi. Se in Inghilterra i mercati azionari precipitano, anche l'uomo della strada decide di investire, di comprare. L'italiano si spaventa e pensa che tutto sia destinato a scomparire.
Questa cultura, tutta spostata sull'investimento obbligazionario, su, anche in alcuni casi sulla sicurezza di un conto corrente, è qualcosa che ci penalizza nell'investimento di lungo periodo, perché noi siamo destinati a dover affrontare le decisioni di investimento rispetto ai mercati emergenti, quindi è qualcosa di molto distante da noi. Trifiletti, prego. No, volevo dire che insomma ci sono stati anche degli elementi cui io non darei, non dico la colpa, ci mancherebbe altro, ma la responsabilità alle famiglie. Cioè noi abbiamo avuto, per quanto riguarda le modalità del risparmio, la volontà del risparmio e via dicendo, noi abbiamo avuto degli esempi che hanno fatto di tutto per scoraggiare gli investimenti da parte delle famiglie. Quando ci siamo trovati di fronte a casi come i bond argentini, Parmalat, Cirio, Alitalia e via dicendo, insomma le famiglie italiane hanno avuto duri colpi rispetto appunto alla possibilità poi di essere tranquilli negli investimenti che si fanno. Quindi non sto citando casi di truffe singole come ho citato prima, quando volevo mettere in guardia le famiglie di non fidarsi di chi gli vuole dare remunerazioni da favola. No, in questo caso sto parlando di centinaia di migliaia di famiglie che hanno investito, quasi 1 milione di famiglie hanno investito in vari bond, argentini, Cirio, Parmalat, le azioni all'Italia, insomma ci sono stati, e poi non solo, ce ne sono stati anche altri casi che adesso, se no c'è la lista lunghissima. Quindi noi abbiamo avuto anche qualche problema per quanto riguarda questa volontà poi di risparmiare. Quindi dovrebbero essere un pochino più chiare le cose, maggiori trasparenze e soprattutto avere a cuore gli interessi anche delle famiglie di cui si vuole fare il bene rispetto al risparmio stesso. Quindi maggiori trasparenze e anche maggiori controlli. E magari anche minori costi, perché non dimentichiamo che a volte quando si vuole affidare o quando ci si affidava a dei fondi di investimento, francamente le commissioni in entrata non erano tra le più diciamo così modeste a livello internazionale, erano piuttosto salate. È un po' sempre la questione che ci riguarda in campo finanziario, che a volte le commissioni, in questo caso sto parlando dei fondi, in altri casi parlo dei costi bancari, che sono sempre piuttosto elevati, ecco, diciamo così. Allora, torniamo Galli. È certamente vero che abbiamo avuto delle esperienze anche difficili. Però torniamo a dire che è importante l'idea della diversificazione. Quindi se si compra per esempio un fondo, al di là del fondo che si sceglie, ed è bene sceglierlo con attenzione, con oculatezza, ci sono molti fondi, questi non hanno mai avuto i problemi dei singoli titoli, perché l'idea dell'investimento in fondo è proprio quella della diversificazione. Dentro un fondo ci sono mediamente fino a 50 titoli diversi, di diversi paesi, di diverse società, ed è questo ciò che rende superiore l'investimento diversificato. Ci possono essere sempre società che sono gestite male, ci possono essere sempre episodi appunto, per cui andare da soli a investire oggi, scegliere il singolo titolo, scommettere il 50% dei propri denari sul singolo titolo, su Alitalia, su, si richiamavano una serie di episodi giustamente, ecco, questo è il grosso errore, anche perché dimentichiamoci che se i nostri padri potevano conoscere Fiat, l'ENI e Telecom e i BTP, noi dovremmo conoscere quali sono i maggiori titoli del Brasile, della Cina, dei paesi dell'Est, cosa molto difficile. La cosa più importante invece è scegliere il tipo di portafoglio, un portafoglio magari bilanciato o più azionario o più obbligazionario rispetto a quelle che sono le proprie preferenze, e poi scegliere un buon fondo. Sì, ma Galli, con le commissioni un po' più basse magari, eh? Quello sì. Allora, assolutamente, ma guardate che il livello di competizione, così come in tutti i settori economici, c'è anche nell'ambito dell'investimento. Se si vanno a misurare le commissioni mediamente, nel tempo stanno scendendo, ma questo è vero per tutti. Chiunque abbia esperienza di attività economica sa che se io aprivo una pompa di benzina 10 anni fa guadagnavo molto di più di oggi. Perché la competizione c'è oggi in un mercato come il nostro, oltre ad avere sinceramente nell'ambito dei fondi una trasparenza molto forte e che noi cerchiamo sempre di migliorare, ci sono dei prospetti che danno esattamente conto di tutto ciò che avviene, di come sono gestiti e di quali sono i costi, ma oggi in Italia sono disponibili al pubblico
quasi 5.000 fondi, tutti di diritto europeo, tutti armonizzati. Nessuno di questi fondi nella storia, i fondi armonizzati, non hanno mai avuto problemi di, del tipo che veniva citato prima. Cioè sono strumenti di investimento perché funzionano in una maniera regolata da una direttiva europea del 1986 che ricalca il sistema dei fondi, tra l'altro dei fondi americani che si chiamano mutual funds, che poi sono stati sviluppati in Europa con un ulteriore livello di controllo che è quello della banca depositaria. Quindi io sono assolutamente d'accordo sul fatto che la scelta vada fatta con attenzione, anche attenzione ai costi, attenzione al servizio che viene reso, quindi anche alla capacità della persona che ce lo propone, certo, di spiegarci gestore. Le cose. Mm. Assolutamente sì, ma noi non siamo più nel mondo in cui si poteva mettere da parte il 10% del proprio reddito e decidere che si comprava il titolo Fiat. Questo avveniva negli anni 50, negli anni 60, e poi pensare oppure il titolo IBM e pensare che tra 30 anni l'IBM sarebbe stata una grande società e noi avremmo avuto la nostra integrazione pensionistica. Oggi noi possiamo soltanto pensare alla nostra integrazione pensionistica, anzi dobbiamo farlo, con un portafoglio diversificato. Mi lasci spezzare l'ultima lancia a favore dei fondi pensione. Il 20% degli italiani ha aderito a un fondo pensione attraverso il proprio datore di lavoro, sul posto di lavoro, con l'aiuto anche di chi nel sindacato si occupa di fondi pensione. 20% è molto poco. In paesi come l'Olanda, in paesi come la Svizzera, stiamo parlando del 90% della popolazione. È l'unico modo in cui noi, se abbiamo un buon fondo pensione, possiamo integrare il nostro reddito futuro e ne converrà anche il vostro ospite, i fondi pensione hanno un sistema anche dal punto di vista dei costi molto molto efficiente. E allora abbiamo parlato oggi così di risparmio, ci sembrava più che mai giusto, io ne approfitto per rinnovare anche così l'invito a chi volesse saperne di più, a chi volesse partecipare a questo evento in programma proprio a Milano, all'Università Bocconi di Milano la prossima settimana, il Salone del Risparmio previsto per il 18, 19 e 20 aprile, organizzato proprio da Assogestioni. Noi eravamo con il direttore generale Fabio Galli, che ringrazio. Grazie direttore. Ringrazio io voi. Grazie, buon lavoro. E tra poco invece gireremo pagina, affronteremo un altro tema perché